Eugenio Bonolis, referente del presidio Giorgio Ambrosoli di Verbania. In occasione della 16ª giornata della memoria e dell'impegno, in ricordo delle vittime delle mafie, il presidio Giorgio Ambrosoli, Associazione Distinguere, Associazione 21 Marzo e Libreria Margaroli vi invitano a partecipare ai tre eventi organizzati. Venerdì 18 marzo ci sarà la presentazione del libro Vite sospesi, 10 storie di resistenza contemporanea. Autore Vincenzo Figlioli. Scrittore e componente di Libera Marsala, presso la libreria Margaloni alle ore 21. Sabato 19 marzo ci sarà un concerto, grazie al gruppo musicale Brigata Puglisi di Verbania, presso il cantiere di Possaccio alle ore 21. Mentre lunedì 21 marzo, giornata conclusiva della rassegna, ci sarà la fiaccolata manifestazione per le vie di Verbania, che partirà alle 20:45 da Palazzo Flaim. Una manifestazione, una fiaccolata silenziosa che concluderà in Piazza Lanzoni con la lettura di tutte le vittime delle mafie. Partecipate numerosi, perché non ci può essere impegno se non c'è memoria. Il nostro direttore chiede se è vero che in 150 anni l'Unità d'Italia l'hanno fatta le mafie. Io non credo perché un soggetto che dal 1893 ha iniziato a uccidere persone per mantenere il proprio potere, per fare soldi, io non credo che si possa definire un soggetto unificante per il nostro paese. Io credo che le vittime di questa violenza siano i soggetti veri che hanno permesso l'unione di questo paese. Dalla prima del 1893 ad Angelo Vassallo, uno delle ultime, che è morto perché stava svolgendo il proprio dovere, quello di mantenere integro il proprio territorio ed evitare che le mafie prendessero il dominio di quel territorio. Io queste persone voglio ricordare per il nostro paese e per l'unità d'Italia. Grazie. Libera insegna, voi da che parte state? Quando testate, testate, mentre il pugno si ribella, si riparte dal basso, voi da che parte state? Lo Stato è stato, il futuro è di chi lo deve.